giocare a viso aperto, comunque con quelle che sono le nostre caratteristiche, giro palla magari anche lento, però insomma facendoci venire ad aggredire. Credo che le cose che abbiamo provato in allenamento siano venute abbastanza, quindi siamo soddisfatti per questo. Ti aspettavi a questo punto del campionato di stare in testa alla classifica? Diciamo che no, chiaramente a come siamo partiti effettivamente siamo partiti in ritardo, soprattutto anche sul piano fisico. 4-5 giocatori sono arrivati la partita prima del Foggia, sono partiti titolari, quindi sapevamo che siamo partiti indietro ed è per questo che vedo che questo gruppo ha una grandissima forza, perché adesso ci manca ancora un po' di condizione. Magari quando inizierà a salire la condizione di tutti credo che ci sarà insomma da divertirsi. Sapeva un po' di beffa il gol di Migliorini, perché nel primo tempo avete giocato benissimo, avete cambiato molto il gioco e soprattutto in avanti avete fatto discretamente, salvo poi mancare in fase conclusiva. Sì, ma sai, nel calcio comunque ci stanno queste cose. Domenica scorsa abbiamo vinto una partita con l'Andria, magari non meritando, magari ci stava più un pareggio. In questo primo tempo abbiamo visto che abbiamo giocato bene, però dobbiamo migliorare dal punto di vista realizzativo, perché comunque arrivavamo lì e qualcosa ancora ci manca, insomma.